buonasera. Buonasera Fabio, ben trovata. E chiamiamo per cominciare questa domenica Enrico Brignano. Eila, buonasera. 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 Ehi, buonasera. Come stai? Egregio. Come va? Come va? Anche stasera la vedo molto bene. Anche stasera la borsettina con i documenti. Sì, esatto. Che cosa hai in mente stavolta? Non ho in mente niente. No. Io a me la gente cerca e io rispondo, no? La gente cerca e io rispondo, sì, sì. Io oggi sono in veste non d'attore, chiaramente che è il secondo lavoro, ma come consulente dell'Ocse. L'Ocse, sai cos'è l'Ocse? Sì, tu lo sai? Lo so. Sono consulente, se no che consulavo a fare? No, cioè, non so, chiedo. L'Ocse è sì. Un'organizzazione... Che cosa serve? Che serve a... Cosa vuol dire proprio? Cosa, Ocse proprio, è un acronimo, serve a... Cioè, quello è... l'organizzazione per la cosa che... Allora, serve quando tu... Chiedimi, a cosa serve? A cosa serve? Però tutte queste domande che ne fai, qualcosa serve. Serve. Allora, l'organizzazione è in effetti... Cooperazione? Che c'è? No, dico, è un'assemblea consultiva che confronta le esperienze politiche e l'identificazione delle pratiche commerciali nei paesi membri. Capito? No, detta così, no. Non ho... Manco io, l'ho letta due volte e non ci ho capito niente. Però l'unica, l'Ocse... La cosa che so, qui c'ho scritto tutto perché cioè io mi vengo documentato, non è che qui, all'Ocse dibattono, si mettono lì a dibattere dalla mattina alla sera, ma dibattono uno con l'altro, chi ti batte, dibattono, e ieri, l'altra settimana, sono stati una settimana senza magnà per dibattere, cioè, e dibattendo hanno scritto un report dove si evince che un solo studente su 20 comprende ciò che legge. Sì, è vero. Uno su 20. È un dato allarmantissimo. No, anzi. È un dato drammatico. No, è buono. Uno su 20 capisce il significato di quello che legge. Sì, perché già stiamo molto meglio della mia generazione, perché oggi c'è uno che capisce e lo spiega, altrimenti magari facendo dei disegnini, delle cose così. Perché all'epoca mia era una certezza, 20 su 20 non capivano niente di quello che leggevano, di quello che la professoressa spiegava, capito? Ma quindi no, è un vantaggio, già siamo avanti. Ma è una tragedia, non può essere vero, scusa. Non è una tragedia, io non so che scuola hai fatto tu, se hai fatto quella delle suore, perché... Ma che suore? Hai fatto la scuola delle suore, io facevo la scuola laica, da me era così. Anch'io. Era una scuola chiaramente di borgata, dove si andava, quando si andava, anzi c'era un assenteismo abbastanza... profondo e c'era un abbandono che era di grandissime percentuali, che erano proprio i genitori che ci davano i bambini a non andare a scuola, che ce vai a fare, che ti apprezzi il pezzo di carta, sai che ce fai. Comunque non era questo, volevo dire che non è sempre colpa dei giovani, degli studenti, dei ragazzi, capisci? Cioè? Noi un po' tutti incolpiamo i giovani di avere la sindrome del divano, di stare sempre fuori dalla classe, a consovigliare, essere presi dal cellulare, vanno a fumare, vanno in bagno a scrivere le porcherie sulle maioliche del bagno, ma nessuno mette in risalto quello che costoro devono subire in classe. Che cosa subiranno? Ma che subiscono? Guarda, allora, in Italia devono studiare la lingua italiana. Beh, siamo in Italia per forza, ma non è la lingua più bella del mondo. La lingua più bella del mondo. Allora, innanzitutto non è tra le più parlate. Ma che vuol dire? Ma siamo in Italia, scusa. Siamo al 25° posto, lascia fare, ma lo dico io. Ma che c'è? E comunque, analisi grammaticale, analisi logica, addirittura imparare l'italiano attraverso le letture, attraverso i grandi poeti. Ma scusa, ma la poesia è l'espressione più alta della lingua. Dai, ma invece è un metodo pedagogico. Hai fatto... Hai fatto le scuole delle suore, lascia ma non fare, dai. Ma non è vero, no? I grandi poeti dopo un po', io lo so, guarda, io so bene, io sono stato scottato. Ce la prendi con la poesia? No, non lo prendo con la poesia. Il grande poeta, guarda, pare una brava, per carità, una brava persona, però io me lo ricordo quando ero bimbo, che andavo alle scuole, io mi svegliavo presto la mattina. Non fare la tragedia, non fare la scena. Ero sorridente la mattina, fiducioso nel domani, mia madre metteva il grembiule, faceva la cartella con la banana dentro, vai a scuola, vai a scuola. Fare così, su. Poi arrivavo a scuola, io tanto volenteroso in seconda fila e terza fila, cioè, e la maestra, bellissima maestra con la peluria, sai quelle maestre con la peluria, con gli occhiali, con la catenella. Diciamo, cose... La maestra che...
con questo bellissimo tagliere marrone, quel marrone che va sul grigio, quel colore vabbè, allegro. Non è più così. E io a 10 anni, io col fiocco così grosso, che ti giuro non c'avevo niente contro la maestra. E lei ci guardava e ci diceva a tutti, prendete pagina 21, perché oggi leggeremo di Foscolo il sonetto In morte del fratello Giovanni. Tu capisci che da prima mattina a ragazzini di 10 anni che non hanno fatto niente, speranzosi nel futuro, non è una cosa da leggere. Io non dico che devi leggere Paperino dopo lì, però non In morte del fratello, che poi non è, guarda, non è tanto la maestra quanto Foscolo. Io dico Foscolo, tu vuoi scrivere ai posteri, vabbè, è morto tuo fratello. Umanamente mi dispiace, ma per carità di Dio. Ma che stai facendo? Magari che era pure una brava persona, non l'ho mai conosciuto. Se io l'avessi conosciuto a Giovanni, io gli avremmo fatto la colletta, che ne so, sai, che avremmo detto quelle frasi di rito, sono i migliori che se ne vanno, polvere siamo e polvere tocca pulirla, ma tu non puoi fare una lode. Quando è morta mia zia, noi siamo stati zitti a casa, non c'è niente a nessuno, per non appioppare il dolore a qualcun altro. Ma la poesia la deve spiegare, il dolore comunque. Comunque la poesia non è solo dolore, Foscolo era uno. Eccola, perché hai fatto le suore. Ma non ho fatto. Dai, retta a me. Manzoni, uno su Manzoni, Manzoni, la città meneghina. Manzoni era in Fingardo, perché Manzoni scrive il 5 maggio. Che c'entra? Poesia primaverile. Ma che non è primaverile? I bambini leggono il titolo, ci sei, 5 maggio, i fiori, fave pecorino, cinghie scampagnate. Manzoni, fave per dire, no? Uno legge una poesia così, 5 maggio. Vabbè, così. Ma no, Napoleone. 5 maggio inizia subito, ehi fu. Morto subito, Napoleone. Manca un minimo di speranza, dopo un po', al terzo verso, dopo la rima. Vabbè, ma per una morte Napoleone. Ho capito. Comunque non è così. Ma non si può fare. Ma non è sempre. Ehi fu, è proprio, è morto. Come a dire, regà, è inutile, non venite a trovare, tanto è già morto, abbiamo occupato il letto con l'altro. Ma non ma la poesia è tante cose. Allora dai, fai tu che hai studiato dalle suore. Dai, un altro non ho studiato dalle suore. Ma Pascoli, dai. Pascoli è infingardo nel nome, nel suo nome, manco nel titolo, perché è bucolico. Pascoli, uno se mangia, cioè, leggiamo Pascoli, sole, campi di grano, campagna, pecore, le caprette ti fanno ciao, delle cose per dire, no? No, Pascoli no. Oh cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. Lo so, ma che lo papà... so che tu l'amavi forte, no. Con lui c'eri tu sola e la sua morte. So, è una storia struggente, ma è il caposaldo della letteratura. Ho capito, però ci vuole un minimo di coscienza. Tu prendi esempi proprio. Dice, vabbè, ma sai, questi sono i capisaldi della poesia, letteratura certo, italiana. Bravo, va bene, allora andiamo sui minori. Andiamo sui minori. Luigi Mercantini, poeta minore, no? Che uno dice, sai, minore, fanno meno danno, è più piccolo. Ma no, non è che minore fa meno danno. Ma allora, poeta minore scrive La spigolatrice di Sapri. No, che sembra una pescivendola della provincia di Salerno. Cioè, beh, sarà, che ne so, una poesia sul porto. E invece no, La spigolatrice di Sapri recita. Erano 300, erano giovani e forti, ma sono morti. In 300, una strage, non hai salvato nessuno, Mercantini. Manco uno ferito, c'è un altro forse. Ma perché il poeta deve cercare di convertire il pessimismo della vita, deve spiegarlo. A proposito di pessimismo, fra tutti il poeta dei poeti, il pessimista per eccellenza, detto anche pessimista cosmico, lo chiamavano a Recanati pessimista. Non toccarmi Leopardi. Giacomo Leopardi. Non toccarmi Leopardi. È un pessimista cosmico. Che dice, sai, sono pessimista nazionale, già una buona cosa. Ma non è che cosmico vuol dice, dire. Sai, io ho vinto il concorso, ero pessimista della palazzoneria, faccia, pessimista, manco internazionale, ma non è cosmico, vuol dire che oltre il mondo, nel cosmo, dopo tutti i pianeti, oltre gli UFO, cioè sei te che sei proprio pessimista? Ma non è così, non vuol dire quello. Poi Giacomo, per carità. Non chiamare Leopardi. Lui aveva le sue ragioni, Giacomino. Leopardi. Il Leopardi. Il Leopardi.
il Leopardi era fisicamente era proprio... Vabbè, adesso non facciamo su questo. No, nel senso, lui scriveva, abitava a Recanati dove non c'era niente, cioè, all'epoca nell'Ottocento non c'era manco il casello dell'uscita dello stradale. Comunque, non è... comunque era secco secco, tutto curvo, perché lui scriveva sempre, stava sempre a scrivere. Ma è il più grande poeta. Grande poeta scriveva, è... e per scrivere gli è venuta la Scifosa. Ma non è così. Per leggere quello che aveva scritto gli è venuta la Lordosa. Ma non puoi banalizzare. Se metteva di profilo, c'era cioè la schiena così, ma smette, ma che... i tacchi sembrava un punto interrogativo. Comunque, lui... E lui, per carità, bravissima persona, si chiudeva in camera, si metteva a scrivere, li scriveva. La madre, la madre di Recanati, Adelaide, faceva Giacomo, bussava, bum bum, oh mamma, oh genitrice, lasciami da sol, per cortesia. Ma che ne sai lascia tu? Fare. Ma che... io ho studiato tutto qua. Ma che hai studiato? Hai detto mamma, non ci andavi mai a scuola. Adelaide, diceva, Giacomino, esci fuori, cioè, ma come... fa la stanza, ma Giacomo. Ma come parla, mamma? Era di Recanati. Ma, Giacomo, ma la moglie... guarda, non mi fa ingazzare, Giacomo. Ma dai. Te ciondo, guarda, Giacomo. Ma dai. Mamma, ti prego, lasciami ordunque solo. Nel verso ma mio, lasciami crogiolare nel mio pensiero. Giacomo, esci fuori! Vabbè, ma guarda, è... chiamo tuo padre! Monaldo! Il padre stava alla vigna, sta qua. La vigna, il conte! Laide, che è? Ma il conte Monaldo stava alla vigna. Ma non stava, ma che vino? No, ma che vuoi? Ma guarda, Giacomo, non vuoi uscire dalla stanza, io rifai i letti. Ma lui fa cambiare, che sente puzza, de... ma è chiuso. Ma lui andava. Vieni in botte. E lui, mannaggia santo, porco giuaro, arrivato là, Giacomo, te gonfio, se non esci dalla stanza te pio te ciongo, te stacco le braccia e te cemento. Lui a un certo punto, Giacomo fu costretto a uscire. Andò a porta. E dove andò? E andò fuori casa, c'era sto giardinetto con sta siepe. Ma non era il colle. Era, ma non era sto giardinetto, siepe, il colle. E col muro. A un certo punto lui stava là e chi passa lì vicino? Silvia. Quella che lui chiamò Silvia, sì. Che Silvia che poi non, che, Silvia che passava, lei si era sbagliata a strada, che doveva andare ancora, si era sbagliata a piedi, dice, ma dove sto io qua, Recanati? Abitava di fronte a lui. E allora il grande maestro, e lui poetava, stava ma, passeggiando ma e cominciava, oh Luna tu, che fai ma del cielo, dimmi così. Che fai, dolce e chiara la notte, vabbè, cioè sì, poetava. Adesso, Passa sta Silvia e lui sta Silvia. Sì, passa e lui la guarda fra le frasche. Ma che fa, ma non ma era, che sembra? La guarda e fa, Silvia, Silvia. Questa si sente, dice, ma chi è? Dice, ma io mi chiamo Teresa, ma chi è sto matto? Faceva, no? Io mi chiamo Teresa, Silvia, Silvia. Ma è la poesia, ma non è, ma poi non... Così, non è andata così. Silvia, Silvia, andata, Silvia. Così. Questa si ferma, dice, magari mi dà un passaggio, una cosa. Ma chi che è? Passaggio? Silvia, todati una cosa, rimembri ancora no, quel tempo della tua vita mortale, dove beltà splendida negli occhi tuoi. Ridente e fuggire, questa, ma poi fa una dedica a una ragazza che passa la prima volta, ma non te la dà, ma manco, no, no. No, nel senso non ti dà attenzione, non ti dà, non ti dà, no, Leopardi è il più grande di tutti i poeti, dice, ti prego, allora, okay. Tu lo sai, lo sai l'infinito? L'infinito. Lo sai? L'infinito, un pessimista cosmico scrive l'infinito, che poi il pessimista cosmico non è che vede il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto, non vede manco il bicchiere. Vabbè, ho capito, lo non sai vede o manco no? Il tavolo dove appoggiare. L'infinito, allora, lui ci ha incastrato questa cosa, per carità, grande capolavoro dell'ottimo, però si è incastrato, perché c'era sta siepe, sì. Che lui non vedeva perché era no, era seduto, non era seduto. Vabbè, stava lì, non vedeva il l'ermocollo e quindi scrive, prende il foglio di carta e scrive. No, lui sta sull'ermocollo, ma non è così. Comunque. Mi fu quest'ermocollo e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi al di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo. Ove per poco il corno si spaura. E a noi ci ha pioppata sta poesia perché lui non riusciva a vedere dietro la siepe. La morale qual è? Ora la morale prego, qual è? Ti prego, ti per prego. Per carità. Per carità. Tagliamo sta cazzo di siepe. Cioè, per carità. Enrico Brignano! Arrivederci, buone cose, grazie, vi stia bene. Buon Natale. Arrivederci.